Eccoci qui di nuovo in diretta con Mattina 9 e noi in questo momento vorremmo catturare la vostra attenzione. Io vorrei proprio che vi accomodaste un attimino perché parliamo di un momento importante. Mattina 9 oggi decide di cogliere l'appello della famiglia del piccolo Alessandro. Purtroppo Alessandro ha 1 anno e mezzo ed è affetto da una grave malattia genetica rara. Che cosa sta succedendo? Che i dottori hanno detto che entro il 30 novembre tassativamente sarà necessario trovare un donatore di midollo osseo ovviamente compatibile con quello del piccolo Alessandro. Noi da questa mattina anche attraverso la diretta Facebook stiamo dicendo che è già attiva la gara di solidarietà e che saranno presenti tutti loro per fare oggi da oggi un prelievo del tampone faringeo. Però devo fare una piccola correzione, perché io inizialmente in diretta Facebook ho detto che questo sarebbe avvenuto in piazza Trieste 30, però poiché già la presenza è tantissima, si è spostata la location, quindi non più in piazza Trieste 30, bensì in piazza Municipio. Oggi parliamo qui con i nostri ospiti, e con Vincenzo Cosimato, che è il biologo, buongiorno. Buongiorno, ben trovato a Mattina 9, e poi anche con un'amica di famiglia del piccolo Alessandro, Iris Savastano. Piazza del Plebiscito, chiedo scusa perché me l'hanno comunicato in questo momento. Quindi talmente tanta è stata l'affluenza, sì, che ovviamente hanno pensato di cambiare, sì, la piazza, contiene più persone al Plebiscito e quindi hanno, esatto, pensato, esatto, quindi bene di sarà possibile quindi effettuare un campione, un prelievo del tampone faringeo, cosa che faremo tra pochissimo anche io e te. Sì. Allora, innanzitutto io vorrei cercare di spiegare al pubblico di Mattina 9 qual è la patologia che oggi è il piccolo Alessandro, qual è la storia del piccolo Alessandro, che tra l'altro è in Inghilterra, sì, perché ha la cura, in cura una medicina sperimentale. Sì. Il piccolo Alessandro purtroppo è affetto da una linfoistocitosi ematofagica ereditaria, che è una malattia molto rara, colpisce 1 su 50.000 nati. Essendo una malattia rara ed essendo una malattia che colpisce il sistema ematopoietico, in questo contesto il trapianto di midollo osseo rappresenta l'unica chance, diciamo, terapeutica che ha questo bambino per poter condurre la sua vita. Purtroppo la sfortuna è dalla sua parte, nel senso che siamo nel contesto di una malattia rara e quindi anche i genitori, essendo portatori di questo gene, non possono, diciamo, poter donare al piccolo Alessandro Maria. Dottoressa, vogliamo per un attimo ricordare la storia di Alessandro. Quello che sappiamo, e l'abbiamo ricordato, bambino di 1 anno e mezzo, ricoverato in Inghilterra, sì, madre napoletana, insomma, sì, lei che è amica di famiglia anche, sì, del... Sono qui oggi per, come dire, sensibilizzare il anche perché pubblico. La madre non ce l'ha fatta emotivamente. La madre non ce l'ha fatta, l'ho sentita proprio 5 minuti fa a telefono e mi ha chiesto di ringraziare tutta la città di Napoli, perché lei vive attraverso i nostri racconti quello che sta diventando, insomma, anche nella città di Napoli, il coinvolgimento di università, di nazionale, io penso, nazionale, ma anche della sua città natale, perché Cristiana si è trasferita a Londra per lavoro e quindi poi, insomma, è rimasta lì. Però ovviamente, insomma, lei vi ringrazia, ringrazia tutti i napoletani per questa grande partecipazione e soprattutto chiede ai napoletani domani di essere presenti e di fare questa tipizzazione attraverso il tampone, perché è fondamentale per trovare una persona che possa salvare suo figlio. Come diceva, deve avvenire entro il 30 novembre. Entro il 30 novembre, i tempi sono molto stretti, poi il biologo ci spiegherà, insomma, tutto come il processo, ecco, che poi, sì, porterà, speriamo, a trovare donatore compatibile. E ovviamente, insomma, mi permetto di sottolineare che abbiamo deciso di chiedere, diciamo, una nuova location per questo, per l'evento di domani, perché ovviamente era stato talmente il coinvolgimento che abbiamo compreso che era necessaria una piazza più grande. Quindi anche l'esercito, ci tengo a ringraziare la Brigata Garibaldi, perché ci ha dato un grande aiuto in termini proprio di struttura, insomma, con una tenda pneumatizzata, con dei gazebi, ci aiuterà a rendere
l'organizzazione più semplice. Sì, perché non sarà facile poi gestire un numero così ampio di persone. E voglio ringraziare anche tutte le istituzioni, perché comunque sono tutti molto sensibili, ovviamente. Ci arriveremo tra un attimo. Sì, a noi stanno già arrivando tanti messaggi, intanto, in cui ci dicono che saranno presenti, insomma, per prelevare questo, fare questo prelievo del tampone faringeo. Lui, se sei d'accordo, io vorrei anche spiegare un po' in cosa consiste questo tampone, perché bisogna capire in che modo poter recuperare la compatibilità del midollo osseo di cui necessita il bambino. Sì, certo, diciamo che questo rientra all'interno di quello che è la cultura che bisogna diffondere anche nella nostra regione, che è un po' carente. Immaginate che 3 anni fa noi eravamo a zero, adesso concorriamo con le prime regioni del nord Italia. Quello che faremo domani e faremo anche tra poco qui è innanzitutto una promessa di vita, dove attraverso un tampone buccale estrapoleremo delle cellule epiteliali che sono presenti nella mucosa e da lì estrarremo il DNA. In questo DNA ci sono dei geni, che sono i geni di istocompatibilità, che governano praticamente quello che è nostro e quello che è di un'altra persona. Quanto più è compatibile questo sistema, quanto più è possibile donare il midollo a un'altra persona. Però diciamo subito, chi è che può donare? Possiamo donare tutti, tutte questa le età? Questa è una domanda molto importante, perché possono donare persone che rientrano in una fascia d'età dei 18 ai 35 anni. Ovviamente ci sono tutta una serie di valutazioni che faremo domani con un questionario anamnestico che verrà poi posta all'attenzione del medico competente. E ovviamente persone che hanno un peso superiore ai 50 kg, sono questi i principali criteri che rispettiamo. In caso positivo che riuscissimo a trovare il donatore, questi dovrebbe essere sottoposto o meno a intervento chirurgico? Allora, le possibilità attraverso il quale si può eseguire una donazione di midollo osseo e non midollo spinale, perché molto spesso c'è molta confusione a riguardo. Il midollo spinale governa il nostro sistema nervoso centrale, le nostre sensazioni, il nostro gusto. Questo è importante dirlo. Il midollo osseo governa invece la nostra ematopoiesi, cioè il nostro sangue, i linfociti, i globuli rossi. A proposito dell'intervento, domani si potrà fare una scelta a che protocollo di intervento eseguire. Si può eseguire un trapianto un prelevamento di cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico. Al donatore si somministra un farmaco che mobilizza le cellule, vanno in periferia e vengono estrapolate attraverso un macchinario che separa le cellule staminali dal nostro compartimento. Però in soldoni, se si trova il donatore, che cosa succede? In soldoni viene inserita all'interno di un programma, di un percorso, dove si valuta se effettivamente la persona può donare. Nel momento in cui la persona è valida e dinanzi alla vita della persona che deve ricevere e quindi vivrà, è lui che può donare. Una volta c'è operazione o meno? L'operazione è un altro aspetto, che è l'espianto di midollo, che è un'altra procedura che si può praticare. Le procedure sono... Che non ha pertinenza con questo caso? Non ha pertinenza con questo caso, a meno che il medico non lo reputa necessario in questo caso. Quindi contesto. È ancora un po' in dubbio anche questo? Non lo sappiamo ancora, però a questo punto è molto importante definire quella che è la donazione delle cellule staminali ematopoietiche, che possono avvenire in due modi, o attraverso il sangue periferico o attraverso l'espianto midollo. Chiarissimo. Ricordiamo dunque nuovamente l'appuntamento in Piazza del Plebiscito, saremo lì dalle 9 alle 19 e chiedo ovviamente che vengano tutte le persone che possono poi sottoporsi alla tipizzazione, perché è importante, perché non si crei poi tanta folla di persone anche che poi non possono purtroppo poi sottoporsi, perché complicherebbe anche la gestione Del flusso delle persone presenti. Quindi questo è importante, allo stesso tempo insomma chiedo... Però diciamo che noi siamo in Campania, quindi non sarà solo Piazza del Plebiscito, ci saranno anche altri incontri, ci saranno a Caserta, anche e Caserta domenica. Quindi però diciamo che domani, essendo partito, noi abbiamo cominciato a pubblicizzare l'organizzazione dell'evento da lunedì, ha raggiunto un po' tutta la regione, per cui io penso che domani arriveranno persone da diverse parti della Campania. E quindi insomma l'ADMO, che poi è l'Associazione Donatori Midollo Osseo, con... Michele Franco, che è il presidente, insomma, si è adoperato, e quindi insomma noi domani ci aspettiamo veramente una grande partecipazione di ragazzi tra i 18, ragazzi e ragazze, donne e uomini, tra i 18 e i 35 anni. Di 50 kg, a partire dai 50 kg. Possiamo immaginarlo, però è bene anche raccontare, credo, lo stato d'animo dei genitori in questo momento, perché ovviamente sono ore capitali, no? per questo
quello che sta per avvenire. È una disperazione infinita, è inutile insomma nasconderlo, però allo stesso tempo sentire che ci sono tante persone poi che, come dire, condividono questo dolore. Io prima ho detto a Cristiana, in questo momento siamo tutte mamme di Alessandro, perché questa è una cosa che può capitare, poteva capitare a miei, ai miei figli, può capitare a tanti altri bambini. Sì, è vero, è una malattia rarissima, ma quanti bambini nel mondo ci sono che hanno bisogno di questo trapianto? Quindi questo ci deve aiutare anche un attimo a fermarci, a comprendere quanto sia bellissimo, quanto sia importante essere sensibili e soprattutto culturalmente pronti a conoscere quello che diceva il biologo, la differenza tra il trapianto osseo e il trapianto... Facciamo nuovamente, spieghiamo quindi nuovamente ripetiamo questa perché... piccola differenza, e che non c'è nessun rischio da parte del donatore, è un'operazione veramente semplice, anche quella dell'effettuare il prelievo del tampone faringeo. Sì, quindi... diciamo, la procedura che applicheremo domani non ha nessun rischio, è un'operazione abbastanza semplice, nel senso che potremo fare anche qui in studio adesso. Sì. Insomma. Infatti noi lo faremo anche qui in studio, perché c'è chi vuole farlo proprio in diretta, tra poco lo chiamiamo. Le volevo però chiedere, ecco, saranno tantissime le persone, io ne sono certa, perché il popolo partenopeo è sempre stato generoso, ma proprio sin dagli inizi della storia. Ci sarà la probabilità di trovare un donatore? Facendo una statistica di studio, beh, una sorta di disamina che sicuramente vi sarete fatti insieme. Sì, sì, diciamo che innanzitutto la probabilità di trovare un donatore, visto che ognuno di noi è diverso, è di uno su 100.000. Quindi uno su 100.000 persone è compatibile con un'altra persona. Ovviamente potete immaginare che noi ci andiamo a porre in un contesto non nazionale ma europeo, mondiale, perché il registro dei donatori di midollo osseo è nazionale ma poi va in un database europeo, quindi nulla vorrà che anche in altre parti del mondo magari qualcuno sarà compatibile. Per maggiore, sì, noi ci auguriamo che per maggiore trasparenza, noi abbiamo deciso, la redazione di Mattina 9 ha deciso di mostrarvi proprio che cosa accadrà domani, in maniera molto semplice, chiara, trasparente. Io invito ad entrare in studio Gianmarco Ravo, il quale effettuerà questo prelievo di tampone faringeo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come si fa? Allora, prima abbiamo fatto anche un colloquio con Gianmarco. Lui è munito da un piccolo tampone, e lo aprirà e dovrà fare un brush cutaneo, quindi come se fosse uno spazzolino da denti da passare sulla mucosa buccale. Quindi la mucosa. Per 30 secondi per mucosa, per lato. Quindi vedete, lui sta semplicemente esfoliando le cellule del suo... È un'operazione molto semplice che sì, va assolutamente fatta. Questo è un primo step dove stiamo in questo modo identificando quali sono i geni HLA, si chiamano, il sistema superiore di istocompatibilità. È un'indagine a bassa risoluzione, poi qualora ci dovesse essere la sua positività, match con un possibile ricevente, verrà richiamato e si farà un prelievo da sangue venoso periferico e si farà un'analisi genomica ad alta risoluzione. Questo verificato che c'è compatibilità, assolutamente sì. Scusa, volevo far mostrare questo gesto che sta compiendo. Si asciuga. Che il donatore dovrà compiere ed effettuare. Domani ci saranno sicuramente il personale dell'ADMO che si occuperà di fare questo. Basta semplicemente, come potete vedere, è semplicissimo. È un gesto importantissimo, semplice e che può salvare una vita. Noi di Mattina 9 stiamo partecipando a questa gara di solidarietà per salvare il piccolo Alessandro. Questo potrebbe salvare il piccolo Alessandro, ma in generale può salvare tante persone affette da patologie che hanno bisogno comunque del trapianto del midollo osseo. Esatto. Io ci tengo molto a questo, vi rubo giusto un secondo, ci tengo a fare un appello al buon cuore di tutti i campani che hanno sempre dimostrato un grande cuore. Domani a Piazza del Plebiscito e dopodomani, domenica, a Piazza Dante a Caserta avremo tutti quanti la possibilità di fare la differenza. Un piccolo gesto può salvare una vita. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di farlo. È semplicissimo, ce l'ho fatta anche io che sono infortunato. È veramente semplice, insomma. Cosa il professore, il professore Del Vecchio, che purtroppo è deceduto, di cui io sono fortemente legato, che era l'ex responsabile del registro dei donatori di midollo osseo, diceva: "From me to you", tu hai applicato una canzone, diciamo, molto bella, che ci ricorda, diciamo, mi cosa fa è più importante. L'ho fatto involontariamente, ma mi fa piacere. Grazie Gianmarco. Abbiamo mostrato al nostro pubblico che cosa accadrà domani, che cosa accadrà domenica. Le ultime battute le lascio a lei.
le ultime battute. Esortiamo ancora una volta i napoletani ad intervenire, domani, i campani in generale, perché abbiamo visto non soltanto a Napoli ci sarà questo incontro. Io sono napoletana e sono sicura che i napoletani, che hanno un gran cuore, domani saranno in piazza e come dire, anche loro si faranno promotori, ecco, di questa iniziativa. E se non possono, se soprattutto i napoletani, piazza che non... Plebiscito, ricordiamo. Sì, piazza del Plebiscito dalle 9 alle 19. E anche se magari sono presenti dei telespettatori che non rientrano nel range tra i 18 e i 35, chiedo a loro di condividere la questa condivisione notizia di questo momento, e di parlarne ai ragazzi, ai figli e ai nipoti, e di dire vai domani perché puoi salvare tanti Alessandro, nel particolare Alessandro, ma tanti Alessandro. Noi ci auguriamo che questo avvenga, un grandissimo bacio ad Alessandro, un grandissimo abbraccio alla famiglia di Alessandro, eccolo qua, veramente tanti auguri, vi aspettiamo numerosi e giustamente, come diceva lei, la condivisione è importantissima. Noi linkeremo questo momento di diretta tra pochissimo sulla nostra pagina Facebook. Se avete domande ulteriori da porre, la redazione è qui tutta la giornata, quindi potete contattarci sia telefonicamente oppure scrivendo a redazione@mattina9@gmail.com. Salutiamo. Grazie. Allora Iris Savastano, che è amica di famiglia e ovviamente diretta interessata per questa campagna, giustamente ha detto ci sentiamo tutte un po' mamme di Alex. Certo. E salutiamo e ringraziamo anche Vincenzo Cosimato, che è stato così puntuale e attento nella spiegazione di quello che sembra essere qualcosa di complesso, in realtà è una pratica molto semplice che abbiamo mostrato attraverso un gesto importante attraverso Gianmarco, insomma, proprio la pratica del tampone. Grazie ancora. Restate con Mattina 9 pubblicità.